insomma, quegli insegnamenti, quei grandi segreti che noi donne ci tramandiamo di generazione in generazione. Ad esempio, uno dei grandi segreti delle donne rispetto ai bagni è che da bambina la mamma ti portava in bagno, puliva la tavolozza, ricopriva tutto il perimetro con la carta igienica e poi ti diceva, solenne, mai, e dico mai, appoggiarsi al gabinetto. Dopodiché passava a illustrarti la posizione. La posizione consiste nel bilanciarsi sulla tazza facendo come per sedersi, ma facendo attenzione che il corpo non entri assolutamente in contatto con la tazza. La posizione è una delle primissime lezioni di vita di una bambina, importantissima e necessaria, perché poi ci accompagnerà per il resto della nostra vita. Ma mantenere la posizione, anche da adulte, non è sempre facile, soprattutto quando hai la vescica che ti sta per scoppiare. Quando devi andare in un bagno pubblico, trovi sempre una coda interminabile di donne, il che ti fa pensare che forse dentro c'è Brad Pitt. E allora tu, buona, ti metti ad aspettare, sorridendo amabilmente alle altre donne in coda, con le braccia e le gambe incrociate, che per chi non lo sapesse, è la classica posizione del «Me la sto facendo addosso, ma quando tocca a me!» E poi, quando finalmente tocca a te, ecco che arriva sempre la mamma con la bimba piccola che non può proprio più trattenerla oltre. E così ti passano avanti tutti e due. E tu, disperata, guardi allora sotto le porte dei bagni per controllare se ci sono tutte le gambe. E sì, sono tutti occupati. Ma poi, quando finalmente se ne libera un altro, tutti precipiti, andando a sbattere contro la persona che sta uscendo. Ma chi se ne importa, perché ormai tu hai conquistato il tuo bagno. Entri, fai per chiudere la porta con la chiave, ma la chiave non c'è mai. Non importa, ti sfili la borsa per appenderla al gancio della porta, che non c'è mai. A questo punto ispezioni la zona. Il pavimento è ricoperto di liquidi non ben definiti. Non puoi appoggiare la tua borsa lì. Non hai altra scelta. Te la devi appendere al collo. Ma è pesantissima, con tutte le cose che ci metti dentro e che non usi, ma non si può mai sapere. E continui a tenerle dentro. Tornando alla porta, allunghi il braccio per tenerla ferma con una mano, perché la chiave non c'è mai. Con l'altra mano ti abbassi i pantaloni e finalmente assumi la posizione. Ma poi senti che ti tremano le gambe, perché sei sospesa per aria, hai le ginocchia piegate, i pantaloni abbassati ti bloccano la circolazione, un braccio incancrenito e soprattutto hai 5 kg di borsa appesi al collo. Vorresti sederti, ma non hai avuto tempo di pulire la tavolozza, né tanto meno di mettere la carta igienica. Poi pensi che in fondo, se ti sedessi, non lo saprebbe nessuno. Ma in quel momento ti risuona in testa la voce minacciosa di tua madre che dice «Mai, e dico mai, appoggiarsi al gabinetto!» E allora tu mantieni la posizione. Ma per un piccolo errore di calcolo, uno zampillo schizza e ti arriva sulle calze. Ed è già tanto che tu non ti sia bagnata. Le scarpe. Mantenere la posizione richiede una grandissima concentrazione e per allontanare questa disgrazia dalla tua mente cerchi la carta igienica che non c'è mai. E allora preghi il cielo che nei 5 kg di borsa che porti appesa al collo
ci sia almeno un misero Kleenex. Ma a questo punto si pone una scelta. Tenere ferma la porta o cercare il Kleenex. Valuti velocemente la situazione. Decide di lasciare andare la porta. Ma proprio appena lo fai, qualcuno cerca di aprirla. Allora tu lo freni di nuovo bruscamente perché non possono vederti così. Semi sedute con le pantaloni abbassati, no! E poi urli con tutta la tua voce, occupato! Così sei sicura che le donne lì fuori abbiano capito e non proveranno più ad aprire la porta. La puoi lasciare andare e puoi continuare a cercare il tuo Kleenex. In quel momento si spegne la luce automatica, ma in un cubicolo così piccolo non è difficile cercare l'interruttore, lo trovi e la riaccendi. E nel frattempo ti rendi conto che stai sudando copiosamente, perché hai addosso il cappotto, non avresti saputo dove attaccarlo. E poi in questi posti fa sempre un caldo terribile. Conti i secondi che ti restano per rimanere ancora lì dentro. Sei esausta, hai le ginocchia che ti fanno malissimo, il collo indolenzito, lo schizzo sulle calze. E pensi alla faccia che farebbe tua madre se ti vedesse adesso in questo momento. Perché il suo sedere non ha mai toccato la tavolozza di un gabinetto pubblico. Perché poi non sai davvero che malattie si possono prendere in quei posti. Ah, sei esausta. Ah, finalmente ti rivesti e tiri lo sciacquone. Sperando che funzioni, perché se non dovesse funzionare, sei pronta a passare il resto della tua vita lì dentro, piuttosto che affrontare la vergogna di uscire di nuovo. Ah, funziona. Vai al lavandino ed è pieno d'acqua. Non puoi appoggiare la tua borsa lì, te la appendi sulla spalla. Il rubinetto è pieno di sensori automatici di cui non capisci nulla. Tocchi tutto finché finalmente non riesci a lavarti le mani in una posizione da gobbo di Notre Dame per evitare che la borsa vada dentro il lavandino e si bagni. Finalmente esci e incontri lo sguardo delle donne che sono ancora in attesa in coda e non riesci a sorridere spontaneamente. Perché sei perfettamente consapevole dell'eternità che hai passato lì dentro. È già tanto che non esci con della carta igienica attaccata alla scarpa, ancora peggio, e dei pantaloni abbassati. Raggiungi il tuo ragazzo, che nel frattempo è uscito da un bel pezzo, ha avuto anche tempo di leggersi Guerra e Pace. Ti guarda e ti chiede irritato: ma perché ci hai messo così tanto? E tu, Serafica, ti limiti a rispondere: c'era un po' di coda. Ed è per questo motivo che noi donne andiamo sempre in bagno in gruppo, per solidarietà, perché un amico ti tiene chiusa la porta, l'altra ti regge la borsa e il cappotto, l'altra ti passa il clima.